Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno. Ragazzi, come state vedendo tutti, come stiamo vedendo un po' tutti, questo mercato è un mercato targato giundoli. Però, possiamo anche dire che questo è un mercato targato agnelli. Perché dico questo? È perché la next gen, ragazzi, ci sta dando il via a questo mercato. Ci sta aprendo le porte. Ecco, la parola giusta è questa. E quindi chi lo ha voluto, Agnelli, lo stesso Paratici, lo stesso Cherubini, che hanno lavorato su questo, su questa next gen, oggi si raccolgono i frutti. Poi ribadisco, io avrei magari puntato su qualche giovane, ci avrei puntato, per l'amor del cielo. Ma questo è un altro discorso. C'è un Giundoli, c'è Motta, c'è un'altra filosofia di calcio. Ribadisco sempre il concetto che a chi pensa che la squadra doveva rimanere la stessa per dimostrare che con Allegri si poteva fare meglio, ma si poteva fare sicuramente meglio. Si poteva fare sicuramente meglio, perché non mi fate sempre ripetere le stesse cose, ma si poteva fare sicuramente meglio e si sarebbe fatto sicuramente meglio. Non si può lasciare la stessa squadra, visto e considerato la mole di impegni che la Juventus da inizio campionato andrà ad affrontare. È impensabile. Bisogna costruire per il campionato, bisogna costruire per la Coppa Italia, bisogna costruire per la Champions League, bisogna costruire per la Supercoppa Italiana e bisogna costruire per il Mondiale del Club. Tanti, tanti impegni. Era impensabile lasciare la rosa come quella dello scorso anno. E la Next Gen ci sta aprendo il mondo. Tutti questi giocatori che vanno a incastrarsi in trattative, e vanno a incastrarsi in plusvalenze, vanno a incastrarsi in tutte le situazioni. Quindi Paratici e Agnelli soprattutto hanno fatto un gran lavoro. E guardate che a me mi costa dirlo, eh? A me mi costa dirlo, perché io sono imbufalito con Agnelli. Io con Agnelli sono imbufalito. Il tanto amore si dice tanto odio, perché quello che lui ha combinato posto Cardiff è stato un suicidio. Abbiamo distrutto tutto quello che di buono abbiamo costruito negli anni precedenti, perché purtroppo lui ha fatto sempre il passo più lungo della gamba, a cominciare da Ronaldo, a cominciare dalla Superlega e tutto il bordello che si è portato dietro, tutti gli ingaggi astronomici fatti, i rinnovi, ultimo l'acquisto di Allegri. Una cosa impressionante. Però dobbiamo dare a Di Cesare quel che è Di Cesare. Dobbiamo dire grazie alla Next Gen che ci sta, diciamo, aiutando a compilare la squadra. Poi naturalmente Giundoli ci mette il suo, la sua competenza, la sua sagacia, la sua bravura nel portare questi incastri a termine. E ancora ce ne sono giocatori importanti. Ora il discorso è anche questo: bisogna continuare con questa Next Gen. Bisogna continuare, bisogna andare a scovare i talenti, perché lo scouting deve essere sempre attivo al 100%, ragazzi. Non finisce lo scouting. Lo scouting non deve mai finire. La vita di una società è lo scouting, appunto perché poi con questo scouting puoi incastrare magari i pezzi quelli più pregiati. Puoi andare a fare le trattative. Ma lo scouting è fondamentale, è essenziale per una società di calcio, è vita. E poi può anche essere che in tutta questa scoperta, con tutti questi giovani che trovi, poi ti esce l'Idiz di turno, ti esce, non lo so, il giocatore, quello che ti fa poi la carriera alla Juventus. E questo è importante. Sono intransigente. Quindi grazie a Agnelli e Paratici per la Next Gen e grazie a Giundoli per averci dato il via libera al mercato. Oggi gioca la nazionale, ore 18,
vediamo che cosa riusciamo a fare. Non mi pronuncio per un pronostico, anche perché l'Italia può fare di tutto, secondo me è capace di fare una bella partita, oppure di essere anche addirittura schiantata. Non ho nessun tipo di sensazione a riguardo, e vedremo poi post partita cosa succederà. Non c'è il pathos che ci sarebbe stato se ci fosse stata la Juventus, quindi video cortissimo, naturalmente non ci sono tanti argomenti, si aspetta come sempre l'ufficio dei dati da Douglas Lewis, e ribadisco, grazie Agnelli per la Next Gen, perché oggi i frutti si vedono. Un abbraccio, come sempre, buon sabato, e massicci incazzati fino alla fine, forza Juve.